Ecco, ma vediamo, vediamo oggi questa premessa, esclusione della letteratura femminile, questo è un dato di fatto, purtroppo, della nostra cultura letteraria. La produzione letteraria femminile è stata ignorata per secoli. Una eccezione importante, come è noto, è la poesia di medio Cinquecento. A metà 500, il cosiddetto petrarchismo femminile, quando per la prima volta le donne hanno fatto gruppo, hanno fatto gruppo. Ecco, ma la letteratura femminile è stata ignorata per secoli, continua a essere ignorata anche nel Novecento, almeno fino oltre la metà del secolo. Come vedete qui ho riprodotto un quadro al quale sono molto affezionato, è un quadro famoso del Bronzino, siamo a Firenze. Il quadro è conservato in Palazzo Vecchio, è un quadro che risale a metà 500 ed è raffigurata Laura Battiferri, una di quelle poetesse del cosiddetto petrarchismo femminile, nota. Io sono appassionato a questo quadro, mi piace molto questo profilo austero. Voglio ricordare un bel saggio di Grazia Livi, uscito in un bel libro della Livi che si intitola Da una stanza all'altra. È un libro del 1984, dove c'è un bel saggio che si intitola Salotto, cucina, alcova. E la bravissima Grazia Livi in questo saggio dice che di solito nel corso dei secoli le figure femminili, nelle raffigurazioni che ci sono rimaste, e del Medioevo, e del Rinascimento, e dei secoli successivi, le figure femminili sono collocate di solito in questi tre ambienti, il salotto, la cucina, l'alcova, non sono in uno studio, non sono in mezzo ai libri. In mezzo ai libri ci sono i mariti, i fratelli, i suoceri, i cognati, insomma ci sono i maschi. Ecco, questa è un po' un'eccezione. Abbiamo una figura femminile con un libro in mano, ma poi vedete com'è bella questa figura femminile così di profilo. Non conta, come dire, quello l'attributo tradizionalmente canonico della figura femminile, la bellezza. No, conta questa figura, si dice, l'austerità, la dignità intellettuale, umana di questa figura. Vabbè, ma non voglio farla troppo lunga. Però anche questo quadro, anche a questo sono molto affezionato, questo è agli Uffizi. Siamo nel 20, 1528. Sono passati tre anni dal 1525, quando Bembo pubblica le prose della Vulgar Lingua e indica Petrarca come modello. Guardate Andrea del Sarto, giovane donna con il Petrarchino. Sono passati 3 anni. Ha altra figura femminile. Con il libro, altra eccezione, un'altra figura, è Sofonisba Anguissola, cremonese, è un famoso autoritratto conservato a Vienna. Ecco il saggio che vi citavo di Grazia Livi, vedete, salotto, cucina, alcova, in una stanza all'altra. La stanza, ricordo, una stanza tutta per sé, la famosa stanza tutta per sé. È un volume dell'84, dell'84. Ecco, volevo fare questa premessa sulle antologie per vedere l'esclusione delle figure femminili, così dal canone, dal panorama della nostra letteratura. Indicative al riguardo, vedete, alcuni nomi tra 800 e 900. Come ho messo qui in fondo, non sono sconosciute queste figure, questi nomi che adesso leggiamo insieme, ma non sono note quanto meritano. Nell'Ottocento notevolissima è la contessa Lara che è stata uccisa a 47 anni, siamo nel secondo 800, è una figura importante, e poi la Matilde Serao, e poi Anni Vivanti, e poi Ada Negri, Grazia di Leda, ripeto, sono tutte note, ma non quanto dovrebbero. Perché in questo vasto mondo dell'orizzonte femminile nella nostra letteratura, le operazioni da fare, è già avviate da molto tempo, è il recupero di figure dimenticate.
A me piace pensare alla nostra tradizione letteraria come a un iceberg, in gran parte sommerso, con valori, con figure, con opere importanti che chiedono di essere riscoperte. E sono tantissime le figure femminili dimenticate che chiedono di essere scoperte. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è la maggiore valorizzazione dei nomi femminili già noti. E aggiungerei un altro aspetto, è di studiare, di indicare la specificità della voce femminile, in cosa si riconosce la femminilità in quella opera di quella scrittrice. Anche questo, a mio parere, è materia di cui si può parlare naturalmente. Anche questo terzo aspetto, a mio parere, è importante. Grazia Deledda, Teresa, la Corinna Teresa Oberti, la fiorentina, e la Sibilla Leramo, ripeto, nomi noti, tutti nomi noti, non quanto meritano. Ora qui, siccome il tema è ampio, quelle delle antologie, vengo a alcune antologie canoniche, storiche. La prima che qui ricordo, siamo a metà Novecento, quella famosa di Sanguinetti, però lasciatemi almeno ricordare prima di queste due importanti antologie che qui non ho messo ma che vorrei ricordare ugualmente. La prima è quella famosa Poeti d'oggi, siamo nel 1920, quella famosa di Papini e di Pancrazzi, pubblicata a Firenze da Vallecchi nel 20, è un'antologia che ha fatto epoca. Nel 1920, quindi siamo quasi all'inizio del secolo, ci sono 58 autori, fra narratori e poeti, 58, e come donne ce ne sono tre su 58, e c'è Anni Vivanti, c'è Ada Negri e c'è Grazia Deledda. Ci sono narratori e poeti. Questo nel 20, poi c'è una seconda edizione nel 25, questa famosa Poeti d'oggi. L'altra antologia importante, qui non registrata, ma che mi limito a ricordarvi, è del 1930 ed è fatta da Enrico Falqui e Elio Vittorini. È un'altra antologia molto importante, pubblicata a Lanciano dall'editore Carabba. Il numero degli autori è aumentato, sono 73, anche qui prosatori e poeti. Figure femminili, una su 73, c'è una donna, è Gianna Manzini. Quindi, partendo dal 1920, venendo avanti nel secolo, la situazione è peggiorata, ossia il filtro che ha obliterato le figure femminili si è fatto più stretto. Guardiamo questa famosa storica antologia, questa è solo poesia italiana del Novecento, una famosa antologia di Edoardo Sanguinetti, esce nel 69, sono 45 le presenze, 45 poeti e non c'è nessuna donna, ecco qui non si discute, non ce n'è neanche una. Il manuale di poesia sperimentale, importante, pubblicato da Mondadori, a cura di Guido Guglielmi e Elio Pagliarani, Milano nel 78, 21 presenze, neanche una donna. Poeti italiani del Novecento, l'altra storica antologia, quella famosa di Pier Vincenzo Mengaldo, che era così, ora non dico antitetica, però sensibilmente diversa da quella di Sanguinetti, ecco, sono 51 presenze, c'è una donna, antitetica, ma insomma solidale da questo punto di vista dell'esclusione femminile. Una donna che è la grande Amelia Rosselli. Ecco, continuo così con queste indicazioni. La situazione un po' cambia nell'80, 1980. Un po' cambia con questa Poesia italiana il Novecento, sono due volumi, sono i libri verdi della Garzanti. Da notare che questa è anche un'edizione economica, quindi ha avuto più diffusione ed è curata da Piero Gelli, che era come dire un funzionario della Garzanti, e poi da Gina Lagorio, scrittrice importante,
Ma anche questo va ricordato, che è moglie in seconde nozze di Livio Garzanti, l'editore di questa importante antologia. Siamo nell'80, sono due volumi, due grossi volumi, 77 presenze, e qui le cose un po' cambiano. Per la prima volta nel 1980, 77 presenze, sono sette donne: Giovanna Bemporad, Elena Clementelli, Margherita Guidacci, Daria Menicanti, Elsa Morante, Antonia Pozzi e Maria Luisa Spaziani. Situazione sempre parziale, sbilanciata e tutt'altro che paritaria. Guardiamo queste figure, la Giovanna Bemporad, ferrarese, vedete, Elena Clementelli, romana, la Margherita Guidacci, fiorentina, si era laureata con Giuseppe Trobertis, docente alla mia università, dove io ho studiato e insegnato. La Daria Menicanti, milanese, lei è nata a Piacenza, si è laureata a Milano, moglie di Giulio Preti, uno dei più importanti filosofi del Novecento, docente, prima a Pavia, poi a Firenze per vari anni. E l'Elsa Morante, l'Antonia Pozzi e Maria Luisa Spaziani. Maria Spaziani sono queste le figure che entrano in questa importante antologia, ripeto, del 1980, due volumi di Garzanti. Poesia italiana contemporanea di Giovanni Raboni, del poeta e critico Giovanni Raboni, esce a Firenze da Sansoni nell'81, è un'antologia molto selettiva con un ricco, bellissimo commento ai testi, sono 12 presenze, non c'è nessuna donna. Quest'altra antologia è molto bella, dal simbolismo al déco, a cura di Glauco Biazzi, un letterato molto erudito, un'antologia di Einaudi pubblicata nell'81, sono due volumi, 71 presenze, molto ricca, sono due donne. Una è Luisa Giaconi, è un nome nuovo fra quelli finora visti, fiorentina, legata al Marzocco, la rivista di Marzocco, e poi la Maglia Guglielminetti, l'amica di Guido Gozzano. Un'altra antologia importante è Il canto strozzato, poesia italiana del Novecento, di Giuseppe Langella e Enrico Elli, docenti, importanti docenti alla Cattolica di Milano, del 95, 57 presenze, due donne, Antonia Pozzi e Maria Luisa Spaziani. Ecco, poeti italiani, meglio le cose vanno, siamo ormai a fine Novecento. Siamo proprio alla 1996, poeti italiani del secondo Novecento, di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi, 60 presenze, abbiamo 8 donne. La Maria Luisa Spaziani, la Almerini, Amelia Rosselli, Elsa Morante, Patrizia Cavalli, Bianca Maria Frabotta. Come è noto, sia la Patrizia Cavalli sia la Bianca Maria Frabotta sono decedute entrambe quest'anno, nel 2022. Vivian Lamarche, Patrizia Valduga. Ecco, e siamo alla fine del secolo. Vorrei ricordare sempre anche questo, nello stesso 1996, L'altro sguardo. È un'antologia delle poetesse del Novecento a cura di Guido Davico Bonino e Paola Mastrocola, la scrittrice torinese. È un panorama mondiale, 53 presenze, 8 italiane, e sono la Sibilla Leramo, l'Ada Negri, l'Elsa Morante, nomi che conosciamo, Antonia Pozzi, Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Cristina Campo entra adesso, e Nadia Campana, è un nome nuovo. Ecco, io ho messo Nadia Campana, è Cesenate del 54 e termina di vivere purtroppo a 30 anni a Milano, tra le sue traduzioni le poesie di Emily Dickinson. Ecco, poi con la svolta del millennio la strada si spiana,
sempre più decisamente, il numero delle antologie si moltiplica, le antologie sono tante, almeno una ventina, più quelle di taglio regionale, quelle edite fuori d'Italia, il quadro si è molto movimentato, con molte varie presenze femminili, quindi inedite, come è sempre accaduto, le discussioni sulle presenze, sulle assenze, sulle misure, lei ha più pagine, l'altra ne ha meno, le proporzioni, le scelte, e va bene. Una curiosità, così in questo quadro delle antologie, mi fa piacere segnalarvi, prima della nuova apertura del 2000, ecco, gli ultimi 20 anni la situazione è un po' migliorata, una piccola antologia storicamente significativa di Schawiller, l'ultimo titolo edito da Giovanni Schawiller prima che cedesse la casa editrice al figlio Vanni, ed siamo nel 51, quindi a metà secolo, poetesse del Novecento, Milano all'insegna del Pesce d'Oro, 51, era un piccolo volume, quei piccoli volumi storici della Schawiller, una tiratura in 1050 esemplari, quindi anche un libro di nicchia, come si dice oggi. Ecco, ci sono 9 poetesse, Vittoria Aganor Pompili, questo è un nome nuovo, Padovana, Luisa Giaconi l'abbiamo già trovata, Ada Negri, Amara Guglielminetti, Ain Zahra Magno, anche questa è nuova, nata da Alessandria d'Egitto, dove è nato Ungaretti, dove è nato Marinetti. Antonia Pozzi, Margherita Guidacci, Maria Luisa Stassiani e Alda Merini. Ecco, queste poetesse del Novecento. E a me piace riportare anche le copertine dei libri. Mi piace toccarli, i libri. Insomma, sono oggetti, sono creature. Anche quando si parla delle poetesse, sì, certamente, ma anche i libri, i loro libri. Sono libri che sono usciti dalle loro mani, loro hanno corretto le bozze, li hanno seguiti come una loro creatura. Quindi anche la stampa, il libro è bello, è importante. Ora non dico le prime edizioni che costano purtroppo molto care, molti non se le possono permettere, io per primo non me le posso permettere, però magari si trovano in biblioteca, insomma l'oggetto libro, la raccolta di poesia, così come è uscito dalle mani della poetessa, è affascinante, è affascinante.